Ciao e benvenuti a Ganung! Venite al mercato e assaggiate la nostra specialità, il pollo fritto! Alla scoperta di Gangnam, la città che accoglie parte dei giochi olimpici invernali del prossimo febbraio, situata sulla costa coreana, può essere un'interessante alternativa per tifosi e turisti. La passione per i giochi olimpici non sarà soltanto connessa all'evento sportivo, ma anche alle numerose opportunità turistiche che questo territorio può offrire. La città di Gangnam, che ospita parte delle sfide olimpiche, propone infatti un ricco programma di attività culturali e tradizioni locali, tutte da scoprire. Gangnam si trova a 90 minuti di treno da Seoul e a 10 minuti da Pyeongchang grazie alla nuovissima linea ad alta velocità. La principale espressione del patrimonio culturale locale è il sito di Ojukan. Qui è nato il famoso filosofo Yulgok, tra i padri del neoconfucianesimo coreano. Questa casa è la più antica abitazione in legno della Corea del Sud. Ha 600 anni. Qui si può trovare in abbondanza uno speciale tipo di pianta, il bambù nero, che ha la caratteristica di cambiare colore nelle diverse fasi della sua vita. Siamo abituati al bambù verde, ma il bambù di Ojukan è nero, vive circa 60 anni. Quando nasce è verde, dopo 3 anni diventa giallo, poi marrone e infine nero. Quando muore è bianco. I turisti che visitano questo sito in genere si fermano davanti a questo memoriale per bruciare incenso e raccogliersi in segno di rispetto. Questo tempio si chiama Mongsangsa. È un omaggio al filosofo Yulgok. È stato costruito nel 1975. Le persone vengono qua in segno di rispetto per il suo spirito e pregano per essere sagge come lui. Tutte le competizioni olimpiche su ghiaccio, come hockey, pattinaggio e curling, si terranno in questa città della costa orientale coreana. La visita a Gangnam non è completa se non si passa dal mercato tradizionale di Junggan. Una tappa obbligatoria è quella al mercato del pesce e dei cibi tradizionali. Qui si possono ammirare i colori e sentire i profumi dei più popolari piatti locali, da non mancare il pollo fritto e il pancake, tra i più appetitosi esempi di street food coreani. Per testare un menù più elaborato ci siamo recati in un ristorante tradizionale. La cucina coreana in questa provincia si basa principalmente su riso, verdure e frutti di mare. Ecco il granchio del nostro mare orientale. È un ottimo pasto, ricco di chitosano e adatto agli studenti. Abbiamo poi il polpo, un cibo sano, e abbiamo anche questa lumaca di mare con una bella consistenza e un gusto molto fine. E aggiungiamo dei calamari dell'isola di Gwangdo, una zona famosa per i calamari. È tutto molto fresco. La cucina locale si caratterizza per i molti contorni che vengono serviti. Storicamente i coreani hanno perfezionato le tecniche di conservazione del cibo, per questo molti contorni sono in salamoia, salati o molto speziati. Penso che lei non abbia mai mangiato un piatto così ricco di frutti di mare. È molto sano ed è tipico della nostra regione. Nel corso delle Olimpiadi invernali, dal 9 al 25 febbraio, gli spettatori potranno godere anche di un ricco programma di festival ed eventi dedicati alle diverse culture asiatiche. Uno degli slogan di queste Olimpiadi è Nuovi Orizzonti. Significa nuove aperture per l'Asia. E questo è il motivo per cui abbiamo invitato paesi che non praticano sport invernali. Loro saranno i nostri partner culturali. Da un lato ci saranno le gare sportive, dall'altro un ampio numero di eventi. Per la prima volta attività di diverso genere si tengono in contemporanea. Ci saranno molte cose da vedere e da fare. L'obiettivo di Pyeongchang 2018 è infatti quello di offrire al movimento olimpico e al mondo degli sport invernali un patrimonio di idee e progetti con potenzialità che vadano al di là dell'evento sportivo.